It's very honored to meet you. Grazie a voi. My pleasure. Thanks for the two wonderful goals in 1994 that win us the Champions League trophy. Era un dovere. It's not the first time you came here, right, Daniele? No. What did you feel about this visit right now? Già la prima volta sono rimasto impressionato dall'accoglienza, molto lontano da Milano, avere il calore di questo gruppo di tifosi veramente incredibile, a parte l'organizzazione, ma proprio il loro calore verso i colori rosso-nero. What is the success of bringing the trophy, winning the trophy last season to for you as a former player, for you as a Milanisti? I think it's a very special moment for the success of Milan last season. Il Milan è l'eccellenza. Pochi anni fa era la squadra più titolata al mondo, dobbiamo ritornare ad esserlo e si è iniziato un nuovo progetto, un nuovo target per riportare il Milan dove gli compete, in Italia, in Europa, nel mondo. E la società con i loro manager che si occupano anche di tecnica, praticamente della parte tecnica, sto parlando di Maldini, di Massara, di Moncada, stanno cercando di migliorare sempre di più la nostra rosa per cercare di ritornare a essere competitivi. Siamo ritornati in Europa l'anno scorso per la porta principale per la Champions League e quest'anno abbiamo fatto, i ragazzi e tutti abbiamo fatto una cosa straordinaria, quello di riprenderci dopo tanti anni lo scudetto. È un inizio e questo deve essere di buon auspicio per i prossimi anni per, come ho detto prima, ritornare a essere competitivi in Italia e in Europa. Prendere dei giocatori che fanno la differenza per primeggiare anche in campo internazionale, e questo è l'inizio di un progetto con un target ben preciso, ritornare a essere la squadra più forte al mondo. We can see that Milan is having some difficulties competing with such as Real Madrid, Man City or Barcelona with all the money that they got to bring the best player. Allora, è difficile fare paragoni. Ai miei tempi tutti i giocatori, diciamo i top player più forti al mondo, volevano venire a giocare in Italia. Poi le cose sono cambiate un po' perché dove c'è ovviamente più richiesta e dove ci sono più società con tanti soldi hanno il potere di acquisto per comprare i giocatori. Però non toglie che noi siamo un club che punta molto sui giovani e penso che noi siamo la squadra che ha più giovani di talento in assoluto. As we see, Napoli is very far ahead. Do you think Milan still has a chance to retain the title in the second round of the competition? In questo momento Napoli sta sicuramente meritando il primato e ha una squadra che sta dimostrando un gioco che gli permette di fare degli ottimi risultati. Adesso vedremo con la pausa del campionato del mondo. Loro hanno la fortuna di avere pochi giocatori che vanno ai mondiali, però il campionato è ancora lungo e la fase cruciale sarà quando rinizierà il campionato. Who is the player in Milan team right now that impressed you the most? Sono tutti giocatori che stanno dimostrando, a volte c'è chi fa una prestazione migliore, altri un pochino meno, però il segreto di questa squadra è il gruppo. Però se volete un nome in questo momento, ma lo sta dimostrando a parte la prima stagione che ha fatto, che ovviamente doveva integrarsi come lo devono fare altri giocatori, secondo me è Sandro Tonali.
Let's talk about Zlatan. He's still injured right now. Without being on the pitch, do you think he still play crucial role for? Non lo so, non sono un medico, però tanto di cappello dalla caparbietà, dalla tenacia che ha questo atleta per poter ritornare a farci vedere nel Milan cosa sa fare ancora dopo l'infortunio. Lo speriamo tutti, però non lo so. 40 anni con quello che ha dato, i joint sono un po' affaticati, diciamo così. You were roommate for Carlo Ancelotti, I think for 5 years maybe. Yeah. why you call him Capoccione? Capoccione, he's not. And it's a big head. Is it true that you help him too much brain? You help him to bend his knees every morning? Yes, alla mattina era difficile alzarsi dal letto, cioè io mi alzavo velocemente, lui un pochino meno con tutti gli infortuni che ha avuto, e questo dimostra che grande professionista era come calciatore, ma che grande uomo e che grande coach è diventato, perché ha avuto la fortuna di imparare da Arrigo Sacchi e giocare in una squadra che divertiva la gente, insegnava calcio in Italia e in Europa, nel mondo, e lo sta dimostrando con i successi che ha fatto in tutte le squadre. Do you think Stefano Pioli will reach the same heights as Carlo Ancelotti in Milan? Glielo auguro, perché lo ha dimostrato quando è venuto al Milan, nessuno credeva che potesse portare al Milan qualcosa di nuovo e portare dei risultati così importanti. Il calcio è questo, sorprendere tutti, e Pioli lo sta facendo. Io mi auguro che rimanga qui e che ci porti in bacheca tanti altri successi. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.